23.000 ettari in provincia di Udine al confine con l'Austria e la Slovenia, conservati in tutta la loro integrità. Ospitano ecosistemi diversi, acque, boschi, spazio alpino, oltre a diverse specie di animali, piante, funghi e microorganismi. È la foresta di Tarvisio, uno dei gioielli naturalistici del nostro paese, è di proprietà del Fondo di Edifici di Culto. Il fondo è amministrato dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno. Possiede un vasto patrimonio in tutta Italia, formato da oltre 750 chiese, che contengono opere d'arte e dipinti dei maggiori pittori italiani, da Michelangelo a Caravaggio a Tiziano. Sono di proprietà del FEC anche importanti aree museali e archeologiche, come le case romane sottostanti il Celio a Roma, oppure antiche collezioni librarie come quella conservata presso la Biblioteca al Viminale, che contiene testi risalenti fino al 1552. Per comprendere appieno il valore e l'importanza della foresta di Tarvisio, basti pensare che le prime notizie storiche risalgono intorno all'anno 1006, quando l'imperatore di Germania Enrico II il Santo concedeva la Val Canale, unitamente alle contee di Villach e Wolfisberg in Carinzia, al vescovato di Bamberga nell'odierna Baviera. Il compendio forestale passò infine all'Italia nel 1919 con il Trattato di Saint-Germain. Ma torniamo alla maestosità della natura in cui è immersa la foresta. In questo paradiso naturalistico vivono caprioli, camosci, cervi, stambecchi, i teneri daini, ma anche animali notturni e predatori, dalle linci alle volpi rosse ai gatti selvatici. E non potrebbero mancare, in una foresta che si rispetti, i possenti orsi bruni. Una delle caratteristiche della foresta di Tarvisio è la ricca presenza di abeti rossi. Queste conifere sono particolarmente pregiate perché il loro legname viene utilizzato per costruire le tavole armoniche degli strumenti musicali. La foresta di Tarvisio, un luogo millenario e affascinante che attende la tua visita. Visitatori però consapevoli e coscienti di entrare in un mondo eccezionale che deve essere trattato con rispetto e ammirazione.